Queste sono le Brooks Ghost 15, rappresentano la migliore scarpa per chi volesse iniziare, per chi cercasse un'ammortizzazione molto tradizionale e soprattutto per chi avesse problemi al tendine d'Achille, perché questa scarpa è pensata per farvi correre in maniera molto felice. Ma come al solito, per capirlo, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 279 grammi, drop 12, 35 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede. Questa scarpa usa delle tecnologie assolutamente ben consolidate che vi consentono di correre in maniera molto stabile e per chi fosse alle prime armi non avrà assolutamente nessun problema. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi adatta questa scarpa. La prima cosa che ho apprezzato della Tomaia è il fatto che questa versione si chiama Run Visible, vi consente di correre in maniera sicura durante l'inverno. Ho apprezzato anche il fatto che abbia una Tomaia in air mesh ingegnerizzato che offre una traspirabilità molto buona, non soltanto d'inverno, magari se correte sul tapis roulant, ma anche ovviamente d'estate. Mi sono piaciuti molto questi lacci che sono piatti, che comunque si allacciano davvero molto bene e in maniera semplicissima anche per chi iniziasse a correre. Ho amato poi il fatto che siano di colore giallo, cosa che vi consente, come ho già detto, di correre in maniera sicura perché hanno degli elementi riflettenti su tutta la superficie. Ho amato inoltre la linguetta che comunque è abbastanza paffuta al suo interno, consente di tenere il piede ben coccolato, non è paradossalmente a soffietto perché nelle versioni tradizionali il bloccaggio del piede era garantito da un laccio, cosa che è presente anche in questo modello. Comunque, grazie all'allacciatura davvero ben pensata, potreste allacciare questa scarpa in maniera larga o stretta a vostro piacimento e chiaramente questa cosa per chi iniziasse a correre è davvero fondamentale. A completare poi il design della parte superiore, la presenza dei loghi termosaldati 3D print, tecnologia che consente di tenere il piede ben bloccato nella scarpa stessa, un tallone che ha una conchiglia particolarmente rigida nella parte esterna, un salottino molto buono nella parte interna. Questo design, nonostante non abbia la guidance che è invece presente nei modelli GTS, vi permette una stabilità assolutamente buona. Chiaramente questa scarpa è adatta soltanto al podista amatore neutro, alle prime armi, e nel caso in cui doveste scegliere qualcosa di più stabile, il consiglio è di non prendere le Ghost ma le Adrenaline GTS, che di fatto sono la versione più stabile di questa scarpa. La Ghost 15 è una delle scarpe più amate dai podisti amatori mondiali. Sul sito di Brooks ci sono oltre 1000 commenti di recensioni dei podisti. Ho amato il fatto, visto che ce ne sono modelli molteplici di tutti i colori, che in questa versione si utilizzi quello che si chiama Run Visible, un design che consente di essere visti mentre correte di sera. Gli elementi riflettenti non soltanto sono presenti sul tallone, ma anche sulla parte laterale. A livello di numero poi suggerisco lo stesso numero delle altre aziende, soprattutto americane. Chiaramente per chi fosse alle prime armi suggerisco di lasciare uno spazio di un centimetro nell'avampiede per consentire comunque di correre in maniera confortevole. Per quanto concerne l'intersuola, utilizza quella che si chiama DNA Loft versione 2, non quella della Glycerin che invece è la versione 3. Questa scarpa ha un'ammortizzazione decisamente classica che, mediata dal battistrada che ha una gomma particolarmente dura, vi consente di appoggiare in maniera stabile. La scarpa è pensata avendo un drop 12, anche se sul sito indica 11, difficile capirlo. L'appoggio di tallone avviene in maniera molto stabile, garantito anche dal fatto che il tallone è smussato e quindi lo smorzamento delle forze è davvero eccezionale, anche perché, come ho già detto, la gomma del tallone stesso è davvero molto resistente. Interessante notare che nell'avampiede la scarpa ha un'altezza di 2,3 centimetri e di conseguenza forse l'ammortizzazione è un po' diversa. Chiaramente se appoggiaste di avampiede questa scarpa probabilmente non è la soluzione ideale, perché comunque è pensata per chi invece è alle prime armi e appoggio di tallone. Tra l'altro sarebbe ben visibile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come ho già detto, in questo periodo sono davvero molto copioso. Tra l'altro è possibile pure estrarre la soletta nel caso in cui cerchiate di utilizzare un plantare personalizzato consigliato dal vostro ortopedico.
Anche la struttura del battistrada è davvero molto tradizionale, come ho già detto la gomma è molto dura, resistente e al tempo stesso garantisce un'ottima trazione nei cambi di direzione e anche correndo con la pioggia. Chiaramente non la suggerisco di utilizzarla sulle strisce pedonali dove invece avrete probabilmente qualche problema. Ho amato il fatto che nella parte posteriore, e credo che questa sia un'implementazione fantastica, esiste una gomma dura nella parte interna, cosa che garantisce una stabilità buonissima perché non cede internamente grazie comunque a questa gomma dura verso l'interno. Ho amato anche il fatto che la scarpa sia comunque relativamente flessibile, soprattutto la flessibilità avviene nella parte dell'avampiede, quindi potreste paradossalmente correre relativamente forte. Chiaramente questa scarpa non ha un ritorno energetico eccezionale e tra l'altro ho imparato questo concetto proprio da Brooks, che nel marketing di questo modello si focalizza sull'ammortizzazione molto confortevole. Sicuramente questa scarpa vi farà correre senza nessun problema. Il Drop 12 garantisce una protezione eccezionale ai vostri tendini, che sono molto sollecitati nei primi mesi di corsa. Un altro aspetto molto interessante è il crash pad nella parte posteriore, dove di fatto è presente un arco sul tallone che garantisce ulteriore stabilità. A chi appoggiasse da neofita, sappiate che la parte esposta di questa mescola è veramente molto limitata, tra l'altro dove è pure scritto il numero 15. A livello di ritmi, questa scarpa prima dell'avvento delle scarpe con la piastra in fibra di carbonio veniva utilizzata addirittura per correre le ripetute in pista, ma dal mio punto di vista è adatta per chi volesse correre a 7 al chilometro, ma anche effettivamente fino a 4 al chilometro. Come distanze la suggerisco per corse brevi, ma anche eventualmente per correre dei lunghi lenti. Non ha una particolare brillantezza dopo l'ora di corsa, però comunque se volete utilizzarla per lunghi pre-maratona o addirittura per correre una maratona in 4 ore, potrebbe essere una soluzione davvero ideale, perché la scarpa è molto stabile e non tenderà a cedere all'interno nemmeno se siete parecchio stanchi dopo le 3 ore, 4 ore di corsa. Ho amato infine la sua durata, perché questa scarpa potrebbe essere utilizzata sicuramente per 800 km, se non addirittura per 1000. Poi chiaramente dipende dal peso del podistamatore. Ovviamente suggerisco questa scarpa per chi pesasse al massimo fino agli 85 kg. È una scarpa destinata a durare anche grazie al fatto che la gomma è davvero una delle migliori del mercato e soprattutto tutti i materiali sono davvero super premium, nonostante la scarpa abbia davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le due cose che non ho amato di fatto sono molto semplici e intrinseche nel design della scarpa stessa. In primo luogo, questa mescola è comunque relativamente morbida se appoggiate di tallone, ma invece se correte di avampiede la sento leggermente più dura, anche perché la quantità di mescola nell'avampiede stesso è molto mediata da questa gomma molto dura e quindi secondo me potrebbe non essere la scelta ideale per chi appoggiasse in questa maniera. Inoltre questa scarpa non ha forse un ritorno energetico eccezionale. Con l'avvento delle scarpe con la piastra in fibra di carbonio è stata abbandonata da chi corre in pista. Chiaramente però la scarpa è pensata per chi appoggiasse di tallone e la transizione tacco-punta è davvero ben pensata. In conclusione raccomando questa Ghost 15 per chi avesse appena iniziato a correre, perché comunque offre il non plus ultra di tutte le caratteristiche di chi fosse alle prime armi. Non la suggerisco per il podistamatore evoluto, a meno di utilizzarla per le corse lente. Sicuramente questa scarpa ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao!